questa ricetta abbiamo bisogno di 3 ingredienti: la crema di nocciole, alcol, io ho usato uno a 45 gradi, e latte e un cucchiaio così di zucchero, ma non di più, giusto per. Quindi facciamo sciogliere la crema alle nocciole a bagnomaria, ci aggiungiamo la panna o il latte, gli ingredienti saranno riportati nell'info box. Quando abbiamo miscelato panna, latte insieme, che si è tutto amalgamato bene, aggiungiamo l'alcol e imbottigliamo. Poi naturalmente passeremo anche all'assaggio, però vi posso dire che più riposa e meglio è, perché così fresco fresco si sentiva solo l'alcol, invece dopo un giorno o due era proprio buonissimo. Poi ho fatto anche il VOV, ma quella è un'altra ricetta. Auguri, alla prossima, grazie!